E immagino che dopo questo viaggio mentale, insomma, dico, vi siate comunque trovati bene, vi siete trovati bene, avete viaggiato? Ok, no, perché io mentre voi viaggiavate ho recuperato l'artista e Damiano è qui in studio insieme a me. Ciao Damiano, benvenuto su Studio Blu Radio. Buonasera, ciao Frank, buonasera a tutti gli Allora, ascoltatori. ok, io intanto ti ringrazio per aver accettato l'invito qui in radio, ti ringrazio, però dici un po', chi è Damiano Ruggero? Allora, innanzitutto il grazie lo dico io a te per l'ospitalità, perché ovviamente è un piacere immenso, quindi il grazie lascialo dire a me. Ma Chi è figurati. Damiano Ruggero? Allora, sono 32 anni che sono alla ricerca di scoprire chi sono e non so se alla fine del viaggio arriverò comunque a scoprirlo. Per adesso sono comunque un ragazzo che investe in quello che ama fare. Amo cantare, quindi provo a scrivere, provo a interpretare, provo a cantare situazioni che comunque mi capitano giornalmente, situazioni. Provo a fare di una cosa che comunque amo, quindi la musica, come posso dire, valvola di sfogo o no, Ok. ma una fonte di gioia, ecco. Ok. Dimmi un po', tu sei un cantautore, sei un musicista, un compositore? In che categoria ti classifichi? Allora, io le canzoni me le scrivo, quindi a rigor di logica dovrei essere un cantautore, però non. Dato che pensare ai cantautori mi vengono in mente nomi che hanno comunque fatto la storia della musica italiana e non solo, non mi va di paragonarmi, tra virgolette, a persone di quel calibro. Quindi diciamo che sono uno che scrive, Ok, mettiamola così. hai citato dei cantautori. Tu hai qualche tua fonte di ispirazione? Ti ispiri a qualcuno come cantautore italiano? Non in particolare perché in un certo senso ho la fortuna di amare un po' la musica a 360 gradi e soprattutto di non fossilizzarmi su nessuno, cioè ascolto comunque tutto e mi piace prendere da tutto ciò che mi piace qualcosa che mi può far crescere o comunque che mi dà uno stimolo in più. Ok. Quindi non ho un cantante predefinito, diciamo che ce ne sono diversi. Ho capito, ho In base capito. poi varia anche in base ai periodi, agli stati d'umore, ecco, Ok. ci sono delle variabili. Ok. Dimmi comunque un'altra cosa, caro Damiano. Tu come lavori, cioè con la musica? Cosa nasce prima per te, il testo o la musica? O la musica o il testo, cioè come avviene un tuo quando devi scrivere un brano, come ti muovi? Allora, generalmente nasce prima il testo. Ok. Perché mi ritrovo comunque magari a scrivere delle cose che mi vengono in mente in qualsiasi momento della giornata o magari in situazioni, eh? Quindi mi mando, che ne so, la nota vocale oppure mi scrivo l'appunto sulle bozze, e poi magari quando sto un po' così ispirato mi metto lì e la creo, cerco di appunto di crearla, di creare una melodia, di creare una sorta di base musicale sotto. Quindi diciamo sì, nasce inizialmente il testo. Ok, ma tu suoni anche per caso qualche strumento? No, quello no, diciamo che ci ho provato, però è un po' non fa proprio per me. Ok, allora immagino che tu scriva il testo e ti hai magari qualche musicista che ti accompagna in studio di registrazione. Sì, principalmente mi creo la melodia, quindi Ok. comunque scrivo il testo, me la canto, me la canticchio, mi registro e poi mi faccio comunque aiutare da Ok. un mio amico tastierista oppure da chi, tra virgolette, mi serve, e mi faccio aiutare quindi a creare questa sorta di demo. Ho E capito, ho poi capito. successivamente, ovviamente, si lavora all'arrangiamento e tutto il resto. Allora, Però dimmi. diciamo, la Ok, di. prassi più o meno è questa. Ok. Dimmi un poco, carissimo Damiano. Tu hai all'attivo quanti singoli? Stai lavorando a qualche album? Puoi anticipare qualcosa su Allora, questo? sì, ti posso anticipare che, allora, innanzitutto ho quattro inediti già comunque disponibili su tutti i Digital Store e anche su YouTube. Sono quattro inediti,
I primi due, cioè io non chiedo altro che te, irreparabilmente, sono già disponibili, in quanto nel 2017-2018 ho provato Sanremo Giovani Nuove Proposte e Aria Sanremo nel 2018, dove sono anche arrivato alle semifinali nazionali. E quindi questi brani, per ovvi motivi, sono già online. E poi ci sono altri due brani, uno che avevo comunque composto precedentemente e l'altro invece che è uscito a settembre in occasione del compleanno di mia nipote, perché è un brano che ho scritto per lei, e fanno parte, sì, di un progetto, comunque di un album che uscirà a brevissimo, quindi roba di, diciamo, mesi, va. E fanno parte appunto di questo album di inediti in uscita a breve. Ok. Dimmi un pochino, carissimo Damiano. Allora, noi questa sera ascolteremo un brano, sarò per te. Dimmi un po' come nasce questo brano e di che cosa parla. Questo è il brano che ti dicevo poc'anzi, che è Ah, l'ultimo che ho pubblicato. ok. È un brano che ho dedicato a mia nipote. Allora, in realtà è nato come un brano che io ho pensato per un ipotetico figlio o figlia, quindi quello che io comunque avrei voluto dire, avrei detto nel momento in cui mi fossi ritrovato nella figura di padre. Poi è nata mia nipote 6 anni fa, e ho pensato che comunque potesse essere carino rivisitare quel testo e quindi far nascere questo brano dedicato a lei, che poi fondamentalmente è un brano che chiunque può dedicare a un figlio, ad un nipote, quindi è abbastanza libero, ecco, anche nell'interpretazione. Certo, ma invece a questo punto voglio farti un'altra domanda, carissimo Damiano. Cioè, tu in un periodo, nel periodo storico che stiamo vivendo, quello del periodo legato al Covid, tu come ti sei mosso artisticamente parlando? Allora, durante diciamo, il primo lockdown, ovviamente cause forze maggiori, siamo stati in casa, quindi a livello di live non c'è stato quasi nulla. Però, ciononostante, ho realizzato un brano di Grande Modugno, Felice di stare volare, scusami, insieme a 21 cantanti e 7 musicisti. Quindi abbiamo realizzato ognuno da casa propria questa collaborazione, questo brano. E dato l'entusiasmo generale, abbiamo anche riprodotto questo spettacolo proprio live durante l'estate ad agosto, perché c'era per fortuna il via libera, seppur ovviamente seguendo le norme, e abbiamo fatto questo concerto live nell'estate. I carburanti Esso Synergy sono i primi carburanti base con additivi. Carburanti per la prossima generazione di automobilisti. Scopri di più su esso.com. Lontano migliaia di chilometri e vicino al cuore. La Grande Mela e Big Sur. East Coast e West Coast. Viaggi on the road e ritmi urbani. Tutto quello che manca all'America sei tu. Prenota ora il tuo volo e decolla con Lufthansa. Per esempio, New York è da 384 euro. Informati sulle norme d'ingresso in vigore. Tu e gli USA di nuovo insieme. Say yes to the world. Lufthansa. 2020, con tutti questi cantanti e tutti questi musicisti, dove ognuno di noi ha portato dei brani, delle cover, dei brani insieme, dei brani corali. Poi successivamente ho iniziato un nuovo progetto con una nuova band, con la quale abbiamo collaborato ovviamente in base ai colori permettendo, e quest'estate abbiamo fatto un tour comunque di più di 30 date in giro per la Puglia e la Basilicata. Facciamo ska in pratica, quindi i più grandi successi della musica italiana rivisitata in chiave rocksteady e ska. Interessante. E quindi mi sono mosso, diciamo, molto su questo punto di vista qui, da un punto di vista live, anche per riprenderci un po' il territorio e anche la sensazione di fare musica dal vivo con le persone, ballando, cantando, perché ovvio è quello che dà la carica a tutto. Dimmi un po', caro Damiano, a questo punto io ti voglio fare quest'altra domanda. Cosa vorresti dire al Damiano del futuro? E quali sarebbero poi i tuoi progetti, ovviamente? Senti, con la prima mi stai mettendo in difficoltà. Perché, Perché, dai? Perché ti sto mettendo in difficoltà? Cosa ti vorresti allora, ti sentir dire dico, tra poco?
Ma che tutto quello che comunque sto facendo non è, come posso dire, non è tempo sprecato, non sono investimenti inutili, non Assolutamente sono no, cioè sono pezzi di passioni, storia, cioè nepotismo. guarda, io dico sempre quello che noi stiamo facendo, perché sono artista anche io, è storia, perché entrerà nella storia, perciò appoggio la tua linea di pensiero. Grazie, ti ringrazio. E l'altra domanda invece Invece era i l'altra era progetti. quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, imminente c'è un progetto natalizio con la band di cui ti parlavo prima, quindi Sì. sempre in chiave ska, ma rivisitato in tema natalizio, e ovviamente usciremo a breve dato il periodo. C'è una collaborazione con una cover riarrangiata con un cantante rapper del territorio foggiano, anche questa uscirà comunque a breve. E poi ci sarà il famoso album di cui ti parlavo, accompagnato dall'uscita di un nuovo inedito, Perfetto. dove sarò in una nuova veste, diciamo così. Ok. Allora, carissimo Damiano, devi ricordare a tutti noi, soprattutto ai radioascoltatori, per chi ti volesse seguire, dove è possibile trovarti, perciò sia sui social, e dove è possibile comunque ascoltarti, perché quello è molto importante. Allora, è possibile ascoltarmi ovunque perché sono disponibile su tutti i digital store, quindi Spotify, QMusic, Apple Music, YouTube, qualsiasi, tutti digitali, tutti i digital store esistenti sono appunto sono lì. E poi diciamo i canali social, tutti quelli principali, da Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, sempre cercando Damiano Ruggero, uscirò praticamente ovunque, sono Ok, onnipresente a livello virtuale ovunque. perfetto, perciò diciamo ai radioascoltatori, mi raccomando, seguite Damiano, facciamo crescere la sua musica e lui come artista. Grazie. Ma figurati, Grazie mille. per noi è soltanto un piacere, anche perché, come dico sempre, caro Damiano, questa no, è la nostra radio, è la radio che l'ho incentrata per dare voce a noi piccoli artisti, che poi alla fine piccoli non siamo perché ci mettiamo il cuore in quello che noi facciamo. Ah, quello sempre. Carissimo Damiano, io prima di salutarti, intanto ti voglio ringraziare ancora per essere stato qui mio ospite. Ringrazio Ovviamente sappi che quando uscirà il tuo disco, comunque fissiamo un altro appuntamento qui, perciò non ti creare nessun problema, scrivimi, organizziamo. Se non riuscirai a farla con me, io la faccio fare, te la faccio fare da una mia collega, non ti preoccupare, perché io. non ti lasceremo da solo. E poi Grazie. un'altra cosa che ti voglio chiedere è questa: sei lo speaker di Studio Blu Radio. Io, direttore artistico, ti dico, Damiano, devi presentare questo brano di Damiano Ruggero. Come lo presenteresti? Però vedi, questa è la seconda volta che mi metti in difficoltà. Come No, lo ma vai presenteresti? tranquillo, ma vai tranquillo. Non so se farei una presentazione tipo Baudo a Sanremo, tipo di Ruggero, soltanto Ruggero perché alla fine l'ho fatta io. Sarò per te, canta Damiano Ruggero, una roba del genere forse. Sì, ma dai, ognuno ha il proprio stile nella presentazione. Comunque, sappi che. Allora, guarda, non ti volevo mettere in difficoltà, per carità. A me piace No, creare no, queste lo so. interazioni fra me e direttamente l'artista, proprio per anche questi piccoli giochini. Però, sai, anche una presentazione così molto diretta ci sta, perché ognuno di noi ha il proprio stile. Sì, Comunque. cioè, no, è che non l'ho. Cioè, alle domande non pensavo ci fosse una domanda del genere, non avendo mai presentato. Ovviamente mi sono trovato un attimo. Beh, Vabbè, non so cioè come mi io presenterei, però no, dai. ma Alla tu Pippo Baudo va sempre bene. Esatto, ma vai tranquillo. Cioè, allora a questo punto ti facilito. Dai, la devi portare in un concerto. Come la presenteresti? Il tuo ultimo, questo è il tuo ultimo brano. Allora, questo è un brano a cui tengo particolarmente perché appunto è un brano che ho dedicato ad una persona per me importante, quindi fatelo vostro e dedicatelo a tutte le persone importanti nella vostra vita. Caro Damiano, io ancora ti ringrazio, ti chiedo scusa se ti ho messo a disagio, ma non No, volevo, ok, figurati. non, Ah, vo non, vo non volevo assolutamente. no. Ma Ripeto, no, quando figurati. vuoi,
sempre contattaci, scrivimi, dico, non ci sono problemi per noi, quando vorrai, sempre a disposizione. Detto questo, io ti ringrazio, ti auguro una buona musica e soprattutto un auguri per il tuo futuro progetto. Spero che il tuo disco possa comunque arrivare a tante orecchie. Ciao Damiano, a presto, grazie e grazie mille. Sempre. Grazie mille, ciao, a presto, grazie. E lui era il nostro carissimo Damiano, e adesso ci ascoltiamo Damiano Ruggero con Sarò per te. Mentre piovono coriandoli dai mille colori, ti dormirò accanto, riscaldandoti. Quando chiedi perché il vento fa rumore, quelli della natura non sono rumori, sono note musicali tra i rami del tempo. Sarà per te che mi rialzerò quando problemi e pensieri mi faranno crollare. Sarò per te la luna con il sole, canzoni sussurrate di notte. Sarò nei ritagli del tempo che porterai con te. Sarò per te per sempre. Sarò per te quello che vorrai io sia. Non aver paura di dire o di sbagliare. Abbi per te la luna con il sole, canzoni sussurrate di notte. Sarò nei ritagli del tempo che porterai con te. Sarò per te sempre. Sfiorerai mani che non ci saranno quando vorrai. Rose e fiori sono per i film, ma è sempre bello sapere se il domani è da costruire. Cadranno muri, urlerai nel vento, sii protagonista della storia tua. Sarò per te la luna con il sole, che porterai con te. Sarò per te per sempre, perché l'amore è
per te.